Parliamo oggi della guerra del Peloponneso di Tucidide. Tanto per cominciare vediamo gli argomenti narrati. Si tratta della guerra del Peloponneso, ossia quella guerra che coinvolge tutta la terra greca, si chiama del Peloponneso poiché originariamente il conflitto fu appunto tra ateniesi e spartani e quindi venne nominata del Peloponneso in antitesi alla compagine delioattica, ateniese diciamo. La guerra vede contrapposte appunto la Lega Delioattica capeggiata da Atene e la Lega Peloponnesiaca capeggiata da Sparta. E inizia nel 431 in seguito a una prophasis, cioè un pretesto che fu il blocco del porto di Megara da parte di Atene e la richiesta di aiuto da parte di Megara a Sparta. E le ostilità iniziarono dal 431 al 421 nella primo decennio di guerra chiamata guerra archidamica dal nome di Archidamo I, re di Sparta in quell'epoca. La guerra archidamica essenzialmente vide l'occupazione dell'Attica da parte della compagine peloponnesiaca ogni anno con delle invasioni rituali volte alla provocazione dell'esercito ateniese sperando di poter risolvere la guerra in una grande battaglia campale, dove di sicuro i peloponnesiaci avrebbero avuto la meglio, e la resistenza di Atene invece, la quale grazie alle lunghe mura volute da Temistocle, alla fortificazione della città e alla flotta potentissima, poteva continuare a sopravvivere servendosi dei commerci e dei traffici in tutto il Mediterraneo, resistendo quindi così via mare all'assedio via terra. Durante questo periodo Atene portò la guerra a molti luoghi raggiungibili via mare, famoso è l'episodio di Sfacteria, dove gli ateniesi appunto portarono la guerra a Pilo, cioè nella regione del Peloponneso sud-occidentale. Del 421 è la pace di Nicea, arrivò quindi a una pausa nelle ostilità e in quello stesso anno vi fu la punizione dell'isola di Melo con l'abbattimento della città e il massacro degli abitanti, isola che non voleva rimanere nella Lega Delioattica. Questo chiaramente è il volto più duro dell'imperialismo ateniese. Dopo una pausa per il riarmo, dal 415 iniziò la famosa spedizione in Sicilia, voluta e capeggiata da Alcibiade. E la spedizione parte sotto i peggiori auspici, dato che la notte stessa prima della partenza gli Ermocopidi, un nome così generico attribuito a coloro i quali hanno distrutto le erme, quella notte appunto distruggono le erme, sfregiano, distruggono le erme, cioè delle piccole statue sacre negli incroci di Atene. Questo atto viene considerato un atto sacrilego e testimonianza di una qualche forza volta alla tirannide in città, e lo stesso Alcibiade, che doveva comandare la spedizione in Sicilia, viene incolpato di questo fatto e costretto a rientrare. La spedizione ha un esito tragico, infatti gli ateniesi non riescono a conquistare Siracusa, città alleata degli spartani che poteva essere un bottino importante, poteva cambiare le sorti della guerra, non riescono a conquistarla, presto arriva un contingente spartano a sostenere i siracusani e la spedizione va alla malora e gli ateniesi vengono colpiti duramente, imprigionati e portati a lavorare nelle miniere, nelle latomie, le miniere di terra sicula, e la trovano per lo più la morte. E in seguito a questo tragico rovescio di fortuna, nel 411 ad Atene il partito conservatore, cioè il partito aristocratico che premeva sempre per una pace con Sparta, poiché tra aristocratici ateniesi e la città di Sparta e la costituzione spartana vi era sempre stata una simpatia, questo partito fa un vero e proprio colpo di Stato e infatti si impossessa del potere in maniera irregolare, creando una costituzione oligarchica che ben presto porta di nuovo a una pace con la Lega Peloponnesiaca. Questa è la guerra del Peloponneso e l'autore è Tucidide, vediamo ora qualcosa sulla sua vita. E nasce nel 460 da una famiglia aristocratica legata a possesso probabile di miniere d'argento in zona Tracia. Tucidide è legato al partito di Pericle, quindi al partito dei democratici
diciamo all'inizio moderati, poi sempre più radicali, e ha anche degli incarichi bellici. Si sa che lui nel 24 tenta di levare il blocco ad Anfipoli. Azione che poi, sì, ovviamente alla testa di un contingente, azione che poi non funzionerà, e si ritirerà poi a una vita, diciamo, volta alla scrittura, e di lui sappiamo soltanto che morirà dopo il 403, cioè dopo aver visto la restaurazione democratica. Fu un uomo quindi legato alla vita politica, che visse la guerra del Peloponneso in prima persona e che aveva forti simpatie di ambito pericleo. Dal punto di vista formale, la guerra del Peloponneso è un'opera storica suddivisa in 8 libri. La lingua utilizzata è l'attico con alcuni influssi ionici dovuti per lo più al modello erodoteo e al modello della prosa d'arte scientifica ionica. Lo stile è uno stile denso e difficile. Tucidide fa spesso ricorso ai costrutti nominali, ovvero al contrario, diciamo in controtendenza con la lingua greca, che avrebbe un forte uso, un frequente uso di costrutti verbali, pensiamo soprattutto ai participi. Ecco, al contrario, Tucidide utilizza un'abbondanza di costrutti nominali, sostantivizzando aggettivi, proponendo innovazioni linguistiche, soprattutto volte appunto alla creazione di sostantivi partendo da radici verbali. Questo stile diventa quindi scuro, denso, molto carico di significato e molto difficile da leggere. Al di là dell'importante valore documentale delle storie di Tucidide, ciò che lo ha reso veramente noto, anche al di là degli studi precisi di storia della letteratura greca o delle passioni, diciamo, di antichisti, è stato proprio l'apporto di Tucidide alla storiografia. Infatti, se Erodoto si può chiamare il padre della storia, senza dubbio Tucidide è il primo storico propriamente detto. Ovvero, senza dubbio, Erodoto, essendo mosso da la volontà di perpetuare, di diciamo eternare i grandi atti dell'umanità, ha costituito un inizio sorprendente e straordinario di questo genere. Però è con Tucidide che questo genere assume quelle caratteristiche scientifiche e profonde che contraddistingueranno la storia anche, diciamo, nel nostro periodo contemporaneo. E partiamo dunque dal primo carattere fondamentale di Tucidide, ovvero il razionalismo. E Tucidide sottopone tutta la sua narrazione a una freddissima analisi logica, ovvero non si lascia mai influenzare dalla tentazione che già Erodoto aveva assolutamente abbracciato e accolto di far entrare l'irrazionale, il soprannaturale nella storia. Egli infatti vede la storia come una serie di fatti pragmatici. Ecco dunque la storiografia pragmatica. Cosa significa? Essenzialmente significa una storia fatta di eventi politici, militari ed economici. E Tucidide si sofferma solo su questi 3 aspetti. Questo senza dubbio non significa che egli non abbia interesse, ad esempio, nello studio di come si comporta la folla o dell'approfondimento della psicologia di alcuni personaggi politici, ma senza dubbio egli analizza anche questi aspetti secondari sempre attraverso fatti, e questi fatti non possono che essere fatti politici, ovvero preferenza dell'uno o dell'altro candidato da parte della democrazia ateniese, oppure atteggiamento nella diplomazia o nei rapporti tra potenze, eccetera. Fatti militari, senza dubbio le guerre, lui per primo fu un militare, quindi conosceva molto bene questo elemento e parlava con cognizione di causa, e anche l'attenzione economica. Senza dubbio la sottolineatura dell'importanza strategica di alcuni porti, piazze forti, eccetera, per le potenze è frutto di una profonda riflessione sull'economia. Ma la finalità di questa storiografia, e quindi
la finalità che permette diciamo, a Tucidide di leggere la storia come un insieme di fatti razionali e osservarla dal punto di vista pragmatico, quindi la finalità che muove tutto ciò è la ricerca profonda delle cause, ovvero una ricerca che potremmo dire scientifica del perché dell'agire umano. Le cause infatti sono la vera e propria, il vero e proprio punto di partenza e punto di arrivo della storiografia di Tucidide. Egli si domanda sempre perché i fatti sono avvenuti ed è sua la famosa differenza tra prophasis e aitia, ovvero tra causa apparente, la prophasis, il pretesto, e causa profonda, l'aitia, ovvero ciò che veramente ha fatto nascere, ha dato l'origine a quel preciso evento storico. Occorre poi segnalare una grande differenza rispetto all'opera di Erodoto, ovvero il fatto che Tucidide non scrive per delle recitazioni pubbliche, quindi per un pubblico, potremmo dire, generale, inesperto, ma piuttosto pare che la sua storiografia miri a comporre un'opera scritta, ad uso di esperti, cioè ad uso di chi, in futuro avrà bisogno di conoscere i fatti accaduti per poter trarre vantaggio da questa conoscenza. E va da sé che lo stile sarà molto diverso. Nella stessa introduzione greca che leggeremo, Tucidide specifica che la sua non è una storia da ascoltare, non è una storia bella da essere udita, ma piuttosto è un guadagno, è un octema, ovvero è qualcosa che chi legge capitalizza, assume, ed è un guadagno per sempre. E cosa significa che è per sempre? Significa che il lettore anche del futuro potrà conoscere i fatti accaduti per trarne appunto un lucro, per trarne un guadagno di conoscenza. Interessante poi ancora, dal punto di vista della struttura, è l'uso dell'archeologia. Tucidide inizia, abbiamo detto, con la storia del 431, ossia l'inizio della guerra del Peloponneso, però premette alla sua storia un'archeologia, ossia una archaeologia, un racconto sul passato, che prende sia in considerazione la parte più antica proprio della storia ateniese, che anche una parte più recente. Quindi abbiamo un'archeologia che racconta la parte mitica, il racconto mitico della storia ateniese, e anche una parte più recente sugli anni precedenti alla guerra del Peloponneso. Quindi questo uso dei precedenti, diciamo di ciò che è avvenuto subito prima o anche remotamente prima, sarà poi un uso forte della storiografia successiva. Ultima parte, senza dubbio la più importante, è quella che riguarda il metodo dello storico. Tucidide, come abbiamo detto, infatti è un modello per coloro che seguiranno, per la serietà e per la, potremmo dire, modernità con cui imposta la sua ricerca storiografica. Infatti, laddove Erodoto sovente aveva peccato di una certa attenzione al dato, peccato secondo il punto di vista tucidideo, chiaramente, aveva peccato in una certa impostazione legata ancora a Tofeion, no? Il divino. Vediamo invece in Tucidide un atteggiamento strettissimamente legato ai fatti e che esclude tutto ciò che non è fattuale e ciò che non è logico. E al centro ci sono le leggi dell'agire, e leggi dell'agire intese come ciò che determina come posso dire, ciò che è una costante nel comportamento umano e nei rapporti tra uomini. Chiaramente questo fa sì che Tucidide ponga l'attenzione proprio sul fatto del rapporto di forza, sul fatto del rapporto di, ad esempio, superiorità tra ateniesi e i loro, diciamo, gli aderenti o sudditi alla loro lega, e come questi rapporti di forza si esplicano senza mai, almeno apparentemente, esprimere un giudizio di valore. E per questo anche Tucidide è stato spesso definito nei termini del relativismo, perché una volta che egli ha studiato
sottolineato lo strapotere degli ateniesi e il modo in cui essi, potremmo dire oggi, abusano della loro potenza, ma lui non utilizza mai di questi termini. Descrive semplicemente appunto le leggi dell'agire nei rapporti di forza militari, politici e economici, astenendosi sempre da una valutazione, o diciamo sulle qualità di questo agire e quindi diciamo morale. La storia è quindi sempre vista come progresso. Progresso nel senso di avanzamento dato da stratificazioni successive di conoscenza. La storia procede perché c'è una conoscenza del passato e si impara dagli errori, quando questo è possibile, e si attuano sempre nuove strategie per modificare, cambiare, interagire nei rapporti di forza sulla realtà. Questo fatto della storia come progresso e in generale della fiducia nell'intelletto umano verrà poi fortemente sostenuto dal movimento sofistico. Infatti, in molte occasioni Tucidide si dice influenzato da questo movimento, che è a lui coevo, se non addirittura precedente, cioè a lui coevo come vita, ma persino precedente rispetto alla stesura dell'opera. Quindi questa attenzione questa fiducia nel progresso è una fiducia soprattutto nella capacità dell'intelletto di trovare sempre nuove strade per risolvere i problemi. Altro elemento fondamentale in Tucidide è l'oggettività, ovvero Tucidide mira con grande attenzione a vagliare le sue fonti. E da questa parte, insomma, questa ultima parte è quella più relativa proprio al metodo dello storico. E vaglia molto le sue fonti, sta attento a non riportare fatti fantasiosi o infondati. E l'unico punto in cui si discosta chiaramente da questo tipo di realtà è nei discorsi. Lui stesso lo dice all'inizio, nella sua introduzione, quando spiega che per quanto riguarda i discorsi, egli ha tentato il più possibile di rendere il contenuto e il tono di ciò che veniva detto, ma chiaramente non sono una trascrizione fedele. E questo è da ricordare e da osservare, soprattutto perché all'interno dell'opera di Tucidide è presente uno dei discorsi più famosi della storia della letteratura greca, tutt'oggi riportato e citato negli agoni politici da militanti di tutti i colori. E si tratta dell'epitafio di Pericle per i morti del primo anno di guerra, morti ateniesi. Era usanza degli ateniesi appunto far pronunciare a un uomo in vista un discorso funebre. Per i morti di ogni anno di guerra. Questo epitafio è assai famoso, in realtà è un'apologia della politica ateniese ed è importante notare come, sebbene sia scritto a Pericle, Tucidide stesso dice nella sua introduzione che non può essere veramente una ripresa parola per parola, ma si tratta semplicemente di una ripresa dei temi. Ecco perché è importante quindi notare che Tucidide è anche grande retore, poiché questi discorsi in realtà in pratica li ha scritti lui. E procedendo un po' in ordine sparso, notiamo ancora un'attenzione scientifica di Tucidide, un'attenzione agli elementi scientifici. Infatti, ci sono alcune analogie con il metodo medico, egli usa una terminologia anche che richiama il metodo medico. Parla infatti di sintomi, parla di diagnosi e insomma si è trovata una certa somiglianza tra il lessico che usa Tucidide e il lessico medico. Questo si può notare in particolar modo nel capitolo sulla peste, quando racconta la peste dell'inizio della guerra archidamica che segna Atene e gli ateniesi chiusi nelle lunghe mura. Sono dei brani molto intensi in cui il lessico medico è profondamente conosciuto e anche qui la medicina diventa quasi come una metafora dell'agire umano, perché la malattia che prende i corpi degli ateniesi diventa poi anche una malattia morale, dato che gli ateniesi si abbandonano a ogni sorta di efferatezza in preda al terrore di questa malattia. E concludiamo dunque con un aspetto ambivalente e difficile da valutare nel quadro di questo uomo essenzialmente iperrazionale e legato a moduli, diciamo, fortemente scientifici, ed è la presenza della Tiche.
La Tiche è in Tucidide una forza sconvolgente e contraddittoria. Assolutamente non, diciamo, controllabile e anche impersonale, ovvero non è quel Toffeion di Erodoto, dove si vedeva una volontà divina nel punire i malvagi e nel far loro comprendere la propria natura, quanto piuttosto proprio una forza incomprensibile che rovescia i piani dell'uomo. Questo è senza dubbio potremmo dire un vulnus nella solidità del ragionamento tucidideo, secondo noi, perché chiaramente concede qualcosa a quella che era stata la visione, anche potremmo dire religiosa o comunque culturale dei greci ancora a livello mitico. Eppure è evidente come la matrice culturale di Tucidide emerga in questo ultimo aspetto come un uomo tuttavia legato per alcuni versi ancora al suo tempo.